Andiamo ora a preparare il nostro primo piatto, che è un buonissimo timballo di maccheroni alla siciliana. E Gigi ne va davvero ghiotto. Cosa ci servono? Ci servono delle melanzane lunghe, queste qui, un paio, due o tre andranno bene, circa 200 g di provola, pasta, io preferisco i rigatoni, ma anche se avete delle penne o dei bucatini viene bene in egual modo, della passata, preferisco sempre quella se la trovate fatta un po' in casa perché è più saporita, e del basilico. Andiamo subito a preparare questo piatto. La prima cosa da fare è tagliare le melanzane a fette in questo modo, non troppo sottili. Io mi sono già avviata con il lavoro per fare più in fretta, però ora vi faccio vedere come facciamo. Togliamo sempre la prima parte e con la mandolina andiamo a fare le fette. Ecco qui. Oppure, se preferite, magari perché non avete la mandolina, potete farle a mano, è semplice allo stesso modo. Basta farle spesse tutte allo stesso modo. Una parte delle melanzane va fatta a fette e dovrà essere fritta per avvolgere il nostro timballo. Un'altra parte invece la faremo a tocchetti e la metteremo all'interno della pasta insieme alla provola. Ecco fatto. Ora, come al mio solito, farò più cose contemporaneamente. Ho già messo l'acqua a bollire per la pasta. Eccola qui, già bolle, quindi tolgo il coperchio. Ho messo dell'olio extravergine di oliva in una padella per friggere le nostre melanzane. L'olio deve essere abbastanza nella padella in modo che possano friggere bene. E poi andiamo a preparare il sugo con un po' d'olio, semplicemente. Mettiamo la passata che andiamo ad aggiustare già di sale e doniamo il basilico. Ho coperto con un coperchio il sugo, mentre il sugo si cuoce andiamo a buttare la pasta, quindi saliamo perché bolle. E buttiamo i nostri rigatoni, che non dovranno cuocere per tutto il tempo della loro cottura, ma dovremo tirarli via almeno 3 minuti prima. Andiamo ora a friggere le nostre melanzane. Per controllare se l'olio è arrivato a temperatura giusta, proviamo con un tocchetto di melanzana. Sfrigola, quindi possiamo andarle a friggere. Giriamo le melanzane mentre cuociono nell'olio, mi raccomando, olio extravergine di oliva è abbondante in padella. Andiamo ora a togliere le melanzane dal fuoco, facciamo togliere bene tutto l'olio e le andiamo poi a far asciugare sulla carta assorbente. Continuiamo con la cottura invece delle fette di melanzane. Se posso darvi un consiglio, non le friggete tante alla volta, ma 3 fette alla volta, in modo che verranno fritte meglio, assorbiranno meno olio, perché la temperatura dell'olio non scende e noi avremo un piatto migliore. Fa un po' caldo vicino ai fornelli, ma il risultato ne vale sicuramente la pena. I nostri ingredienti sono tutti pronti. Andiamo a salare un po' le melanzane che abbiamo fritto e possiamo procedere con la preparazione del piatto. Andiamo ad unire il sugo alla pasta. Giriamo per vedere quanto ce ne vuole. Mettiamone sempre un po' in più perché con una cottura al forno la pasta continuerà a cuocersi e quindi assorbirà l'acqua del sugo. Uniamo un altro po' di basilico
ed uniamo le melanzane tagliate a quadratini. Adesso prendiamo la nostra provola e facciamo dei pezzetti. C'è pure chi mette le fette al centro, però io preferisco che così a pezzettini si amalgami meglio con la pasta. Un pochino di parmigiano che aggiusterà anche un po' la sapidità, a parte che dare un ottimo sapore. Ora prepariamo il timballo. Io ho preso questo tipo di forma perché ne ho fatto per due persone. Il trucco qual è? Utilizzare della carta da forno. Allora, prendiamo un bel pezzo per poter ricoprire tutta la base del timballo. Bagniamola. La strizziamo in modo che vada ad unirsi molto bene alla forma. Ecco qui. Ci aiuterà sicuramente a sfornare il timballo per poterlo impiattare e lasciarlo bello preciso. Ora disponiamo le fette di melanzana. Io ne sto preparando uno piccolino perché è per due persone, ma se avete ospiti potete anche prepararlo in un ruoto che abbia la forma della ciambella e verrà davvero strepitoso. Mettiamo dentro la pasta. Il nostro timballo è pronto per andare in forno, dovrà stare circa 15 minuti a 180 gradi, forno ventilato. Ovviamente questo qui è per due persone, se ne farete uno più grande dovrà stare almeno una mezz'oretta. Ed eccolo qui, il nostro bellissimo timballo di maccheroni alla siciliana. L'aspetto è bello da presentare in tavola e l'odore è davvero invitante, quindi andiamolo ad aprire per scoprire il suo cuore. E beh, guardate che meraviglia! C'è la mozzarella filante, le nostre melanzane, è davvero uno spettacolo! Per il timballo alla siciliana abbiamo bisogno di 200 g di rigatoni, 250 g di passata di pomodoro, 3 melanzane, 200 g di provola, 30 g di parmigiano, basilico, olio extravergine d'oliva e sale.